Nome? Carolina Curi. Nome d'arte? Pepita Baguette. Artista per caso, per necessità, per passione, per sempre? Ma sicuramente per passione. Ho iniziato la mia carriera lavorativa come orafa, dopodiché dopo 2 anni di lavoro non ero comunque soddisfatta di quello che facevo, anche se l'artigianato è una cosa che mi piace tantissimo, e ho deciso di studiare teatro e mi sono trasferita a Torino, dove tuttora abito. Dopo aver studiato ho iniziato a lavorare sia con i burattini che con il teatro, e adesso diciamo collaboro da 3 anni con il Teatro della Caduta di Torino, e ho un mio spettacolo teatrale dove uso anche i burattini, che sono la mia grande passione perché uniscono quello che è l'artigianato con l'arte del teatro. Pepita Baguette è stato un regalo, un'idea improvvisa che mi è venuta 3 anni fa. Ho iniziato in una parata con una scopa in testa, dopodiché lavorando molto con le immagini, comunque con la visualità, mi è venuta questa idea e l'ho portata avanti. Pian piano sto sperimentando sempre più canali, sto lavorando molto nei festival e mi sto divertendo molto a fare questa cosa, che comunque ha un buon riscontro con il pubblico. La partecipazione al festival di Chalon dans la Rue è la prima partecipazione ad un festival internazionale di questo livello? Ma sicuramente in un livello così grande sì, è la prima volta che mi capita di partecipare a un festival dove ci sono tanti artisti da tutto il mondo. Sono già stata in Francia l'anno scorso con un buon riscontro e sono contenta di essere qui, soprattutto perché comunque siamo un grande gruppo che viene da Torino, ci conoscevamo tutti più o meno di vista, seppur questo diciamo che non mi ha permesso tanto di conoscere le persone all'esterno, perché ovviamente qui c'è stata una bella atmosfera, quindi in questo momento sono stata più a conoscere le persone di qua.